ci piace molto andare per storie, come piace dire a me, raccontare un po' storie anche che accadono in piccole situazioni. Nello specifico questa è una storia al tempo del Covid, è una storia di Dad ed è una storia che è stata ripresa anche a livello internazionale, no? Assolutamente sì, andiamo in Trentino perché l'avrete vista tutti, la foto della simpatica Fiammetta, una bambina di 10 anni che praticamente si è ritrovata a seguire le lezioni in Dad al pascolo, perché suo padre insomma cura degli animali e in particolare delle capre che vanno ovviamente in alta montagna, tra l'altro in alta montagna, esatto, in Val di Sole, esatto. E quindi la madre fa, poi perché ce lo racconterà lei, insomma la madre deve lavorare perché è un operatore sociosanitario e quindi lei fa lezione al pascolo in mezzo alle capre. Molto bello, una storia veramente bellissima, tra l'altro perché ci segue in radiovisione stiamo vedendo la foto, no, che poi è diventata virale, ha fatto veramente il giro dell'Italia. E allora Massimiliano Melis, il papà, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Senta, le va di raccontarci come vi siete organizzati per questo suo lavoro in montagna con gli animali e contemporaneamente per la DAD di Fiammetta, sua figlia? Allora noi siamo fermi lì e lei ha un tavolino, ci siamo organizzati così, una sedia, un tavolino, tante volte fa dalle 9 alle 10, tante volte dalle 8 alle 9 e dalle 10 alle 11 fanno un'ora, dopo staccano e la bambina si fa i compiti lì, io posso accudire bene gli animali, è sempre sotto la mia vista che la vedo lì e si va avanti così con la giornata perché non, a casa non può stare da sola e allora ce la, viene sempre con me, come anche l'estate, e viene su in malga, sa. E questo ci richiama, no, richiama l'attenzione anche il tema di tutte quelle famiglie che ovviamente lavorano, hanno abbandonato i loro impieghi e sarebbero costretti, no, in assenza di idee belle come queste, a lasciare i figli a casa da soli. E, Massimiliano, ma la bambina non si distrae a studiare lì con tutta questa compagnia che la circonda? No, non si distrae, le dico la verità. Non gli piace la scuola, però quando lei parla di scuola, fa i compiti di scuola, è molto attenta, anche se ha le capre sedute vicino a lei, per lei è come che fosse in un'aula da sola, silenziosa. Non cambia niente per lei. L'unica cosa che lei aveva paura è che non prendesse il computer, invece aveva provato prima con la sua mamma e funzionava. E allora quando la mamma ha provato è andato bene. E il giorno che gli ho fatto la foto io gliel'ho fatta come gliene faccio tante. Era il suo compleanno, il giorno venerdì 19, il giorno della festa del papà. E io per caso mi sono girato e l'ho visto sul tavolino che scriveva, che con il computer che parlava con le maestre, non so, con i compagni, io non sono da computer, gli dico. E gli ho fatto 4 foto. E la prima che ho fatto l'ho messa su Facebook, come le altre foto che gli ho messe con il cavallo o con altre cose, in montagna quando andiamo d'estate sugli alpeggi. Lì un mio amico ha visto la foto, ha detto posso sdoppiare questa foto? Gli ha detto sì sì. E l'ha fatto naturalmente, a parte che è diventata virale in Italia, proprio una TV americana, l'ABC, l'ABC forse, l'ABC, no? L'ABC ha chiesto di intervistarli. Esatto, molti commentano, di solito diciamo in classe sì, ci sono i somari, in questo caso c'erano le capre. C'erano le capre e quindi le chiedo a Massimiliano, tutto questo clamore, perché questo poi si è sollevato da questo post su Facebook della foto di sua figlia, le ha dato in qualche modo fastidio o no? Gli dico la verità, sono sincero, perché sono sincero, no. Se io sapevo che venisse fuori una cosa del genere non me la sarei tenuta per me, come altre foto che ho di mia figlia. Sì, capisco, ma non una cosa del genere, capito? Perché lei anche d'estate c'ha un libro, si siede sulle montagne con le capre che siamo seduti vicino, legge un libro, lo scrive in un quaderno, che gli piace leggere tanto. E sta bene così. Facciamo così, Massimiliano, se possibile naturalmente, ci passi Fiammetta, pronto? Pronta? Eccola come qui. Stai? Bene. Ci fa piacere. Senti, ma insomma lo chiediamo anche a te, ti ha dato un po' fastidio che la tua foto, la tua immagine, quella piccola oasi, no, di riservatezza e anche della tua quotidianità abbia avuto così tanta attenzione? No, perché è una foto, c'è un tavolo, un portatile, due quaderni, una schizzo. Ecco, una foto normale, dici tu. Senti, hai avuto problemi, hai problemi mediamente di connessione per la linea lì in cima? Il primo giorno no, il primo giorno si era soltanto scaricata la batteria, il giorno che aveva fatto la foto mio papà, prima che si scaricasse. Dopo a un certo punto si è scaricato perché non tiene la carica, adesso ne abbiamo preso un altro.
E questo lo tiene di più, quindi non ho mai avuto problemi. Meravigliosa, meravigliosa questa storia davvero bellissima di Fiammetta, che fatecelo dire, ricorda tantissimo la storia di Heidi, un personaggio di cartoni animati straordinario. Grazie davvero per avercela raccontata, grazie in particolare a Massimiliano Melis, che è il papà di Fiammetta. Buona giornata, grazie mille. Grazie a voi della simpatia e della disponibilità. A presto, a presto.